quanto bacia già il freddo che accarezza corpo e anima. Benvenuti, grazie, è una grandissima emozione per me trovare Alessio, in particolare ovviamente per tutti i ragazzi, in particolare Alessio, perché questa storia è una storia che parte da lontano, parte da lontano. Io proprio ieri guardavo delle foto di Alessio alla Master Class di Andrew Firenze con una frangetta straordinaria 2008, Alessio 16 anni, ma già sapevamo dove sono arrivato con Francesco e con tutti gli altri. Questa piazza per voi. Io volevo fare una prima domanda ad Alessio, Francesco e tutti gli altri. Quasi un anno fa siete partiti da Tarquinia per il primo provino, io ricordo quel giorno per i motivi che sapete. È stata un'emozione ed è un'emozione oggi. Eravate partiti con una valigia di sogni, che erano un po' i sogni di tutti voi, ma anche i sogni della città. Oggi quei sogni si sono realizzati. Che emozione si prova a tornare a Tarquinia, nella vostra città di origine, da dove siete partiti, e trovare una piazza come questa? Alessio, perfetto. Allora, in realtà io sono molto più emozionato a stare qua nel mio paese che a stare in TV. Per cui per me è un'emozione grandissima. Quello che devo dire è che l'altro anno siamo partiti da qua e era un anno molto difficile, perché comunque Tarquinia è un paese molto piccolo, come sapete. Grazie. E quindi noi eravamo i primi, come quelli della nostra età, che dicevamo, beh, Tarquinia ci fa noia, però Tarquinia è piccola. E poi dicevamo, che facciamo stasera? Che facciamo? Stasera siamo a Tarquinia, che facciamo stasera? Poi invece, stare lontano da qua in TV per 3 mesi, ho incominciato a sentire la mancanza di questo paese, di queste mura, perché comunque una volta venuto qua io sono tornato in patria e per me è come un sogno tornare qua, e i nostri sogni che da qua partivano si sono finiti a realizzare. E questo è importantissimo, ma bravo Alessio, questo è l'inizio per me. Vi aspettano appuntamenti importanti per la mia famiglia, per il mio favore. Ma non abbiamo ancora detto, anche se lo fanno tutti, ma li facciamo. 2 date, luglio, stadio di San Siro, stadio olimpico, apertura del concerto di Modà, il 2 agosto, lo stadio di San Siro, allo stadio olimpico, arrivando il concerto di Modà, questo momento straordinario. Come vi state preparando? A milioni di persone che ti guardano da casa, quindi ho risultato a pensare, cavolo, milioni di persone che mi stanno guardando, più tutta la folla Irene, che era contenuta all'interno del programma. Allora non ti muovere, eh. Forse non ci ha preparati, però comunque andarsi a portare avanti a uno stadio sarà veramente difficile. Francesco, Alessandro, Lorenzo, finite, grazie, no, ce ne era tantissimo, ci ha lasciato fuori, il festeggiato Riccardo Pantaloni, che è timido perché è sempre dietro, è molto timido, però arriverà bene insieme a lui. Grazie e buona serata a tutti. Adesso, se poi fanno un passetto indietro per la sicurezza, loro poi fanno un percorso e vi fanno una donna più le cose. Grazie, buona serata. Grazie al sindaco. Un saluto della squadra blu. La squadra blu di questo mese sta facendo segnare. Viva i blu! Viva i blu!
merda, sempre merda. Ringraziamo Giada per essere qui con noi stasera e per averci voluto fare questa sorpresa e per averla voluto fare soprattutto ai ragazzi di Oggetto. So che ci tenevi, le stavo dicendo che questa cosa per te era un'occasione carina anche per incontrarci, anche per incontrarci e per incontrarvi voi. Alessio, la vita entusiasta di trovare Giada, già entusiasta di trovare il Ranger Jack, ringraziamo e salutiamo Giada per questa presenza. Ma l'augurio ulteriore, permettetemi di dirlo, l'augurio ulteriore è questo, di poter avere quanto prima live dal vivo su un palco d'Arquinese e sentire la cassa che picca, le chitarre che si parlano e la grande voce di Alessio in un bel concerto dal vivo degli Air Jack. Questo credo che sia l'aspirazione di tutti voi e anche la nostra aspirazione, potervi sentire nella, cosa, nella parte vostra migliore, perché sicuramente sapete parlare, sicuramente siete carine, ma sicuramente sono una band che spacca e questa è la parte migliore del Air Jack. Grazie ancora, salutiamo, vi grazie ragazzi e a presto e buone cose per tutti. A spostare mille persone da solo, da questa parte alla mia destra, non spingete, dai. Posso fare una cosa simbolica? Una cosa simbolica? C'ha un senso questa cosa, permettimela. Sappiamo, noi sappiamo perché, noi lo sappiamo perché. Con Luca Capitani e diceva che non siete cambiati e questo perché siete musicisti. Quanto è importante essere molto i musicisti hanno questa vena naturale, comunque umile, dove non va a cercare la competizione, diciamo, negativa con gli altri musicisti, ma una competizione e basta, cioè, quindi c'è uno scambio continuo tra musicisti di cose e basta, cioè, e questa, quindi, cosa bella, positiva. Questa è anche la vostra forza. Sì da parte sì, per noi sì. E adesso? Adesso si comincia a lavorare pesantemente, per fortuna,
quindi ben venga, che il lavoro sia sempre maggiore e sempre di più, e noi siamo pronti ad affrontare tutto. Però pronti e bravi, pronti e bravi, sì. Certo, sei di casa. L'emozione di Alessio è anche la tua? L'emozione è troppa, non riuscivo a parlare, non so se avete visto prima cosa ho detto, tutte cavolate, cioè tutte cose venute dal cuore ma espresse nel modo sbagliato. Bravi. Alessio, torna a casa da trionfatore, inutile. Sì, sì. Infatti, come dicevo prima, mi sembrava di ritornare a Pasqua alla processione del Cristo risorto, e invece tutto questo è per noi, è un'emozione grandissima, soprattutto perché l'emozione, non me l'aspettavo, cresce quando torni in patria, quando torni nel tuo paese, quindi ero emozionatissimo più di stare in TV. Chi hai rivisto? Compagni di scuola, amici, parenti? Ho rivisto tante persone che non vedevo da una vita, che comunque neanche ci parlavo, e adesso invece si vanno avanti come se nulla fosse. Questa è la fama, però attento. Speriamo che non sia un'arma a doppio taglio comunque. No vabbè, comunque bravissimi, soddisfatti, comunque è andata, sì. Grandissimo, disco d'oro, sì. La tournée dei Modà. Siete per noi grandi. È un grande successo, si è spalancata una porta e la stiamo cogliendo e speriamo che ci porti verso il nostro sogno comunque. E domani un altro film. Eh già, domani un altro film.